Bentornati a tutti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con Lex. Ciao. E l'avrete visto nel video della S14A che venduta. Che non ce l'ha più. Esatto. E adesso ho preso, cosa hai preso? Una bella balena, un 350Z Nissan. Buono, così almeno faremo dei video anche su quella. Facciamo vedere un po' com'è, che è davvero una bella macchina. Oggi siamo qui con la sua Swift, quella che è già sul ponte. E cosa andiamo a farci? Andiamo a fare un pochettino di rumorosità. Esatto, sì, molesta. Molesta. Oggi andiamo a montare questo. Facciamo un bel unboxing. Dov'è che l'hai acquistato? Amazon. Ok, pagato? Una settantina di euro. Buono. E come, cos'è? È una valvola che permette di scaricare a terra direttamente i gas di scarico. Ok, senza passare dal silenziatore. Senza passare dal silenziatore. Ok. Facciamo un unboxing veloce. Il kit è così composto, adesso andiamo a togliervi tutte le plastichine. Perfetto, adesso che l'abbiamo spacchettato, questo qua è praticamente quello dove va nello scarico e basta. Poi scarica qua di lato, qua ci va la valvola, che è la suddetta, e poi c'è questa piastrina qui, avvitata qua sopra, e poi c'è l'elbow, chiamiamolo così, sì. Che serve per scaricare a terra e non dentro l'abitacolo, diciamo. Per quanto riguarda la parte elettrica, adesso scopriamo subito che cos'è e come funziona, perché non ho capito una fava. Facciamo che prima ci occupiamo della parte meccanica. Direi di sì. Ecco, quindi andremo a tagliare lo scarico per una sezione del genere, poi andremo a saldare questo, guardando sempre gli ingombri con tutta la valvola, tutto l'assieme montato. E adesso guardiamo sotto la macchina dove montarlo. Abbiamo assemblato tutto il valvolone in questa posizione, che sembra essere la migliore, diciamo. Ora il tecnico ce lo metterà a moto. Abbiamo deciso di metterlo sul centrale più o meno così. Ovvero, non è una delle scelte migliori per gli ingombri, perché sotto ovviamente questo rimane un po' più basso. Quindi, per riuscire a alzare il più possibile questo, abbiamo deciso di tagliare il centrale in due sezioni un po' lontane e fargli fare una leggera curva verso l'alto, perché tanto qua c'è davvero tantissimo spazio, e riuscire a mettere tutto il cincello il più in alto possibile, ecco, un po' più in alto, non sto dicendo su. Di modo da riuscire ad avere la valvola e il motorino fuori, diciamo, dalla sagoma di sotto l'auto, ecco, un po' più verso l'interno, bello nascosto. Può andare secondo te? Assolutamente sì. Buono. Allora adesso andiamo a svitare subito le viti, supporto, viti qua dietro, supporto lì dietro, smontiamo tutto il centrale, tagliamo, cerchiamo di fargli un po' di sagoma, perché questo tubo abbiamo visto che entra in questo tubo, quindi possiamo inserirlo, vediamo un po' la posizione, dopo lo andremo a rimontare e lo puntiamo da montato, così almeno è bello tutto dritto. La situazione attuale è la seguente: abbiamo tagliato il pezzo di tubo centrale e abbiamo rimontato il centrale qui e qua, e andremo a montare l'insieme valvola più o meno qua in questa posizione, ovvero spostando il tubo un po' più a destra, facendo un po' di spazio per la valvola e un po' più in alto rispetto a prima, così adesso rimane anche abbastanza in alto e nascosto nel tunnel. E dopo collegheremo quel tubo a questa e l'altra estremità è quella. Buono, siamo a buon punto adesso. Abbiamo scaldato il connettore.
Siamo a buon punto adesso, abbiamo scaldato il termorestringente attorno al connettore, così siamo sicuri che rimane attaccato. Ora andremo a nasconderlo nella parte qua, un po' nel sottoscocca. Dopodiché faremo andare tutto il cavo su fino al vano motore. Al vano motore dove andremo a mettere la centralina e tutto il resto della connessione. Quindi adesso saliamo e andiamo a vedere nel vano. Per quanto riguarda il vano motore, abbiamo fatto salire il cavo da lì dove non vedete, perché l'abbiamo fatto salire bello nascosto. È salito, salito fino ad arrivare qui, che è questo cavo qui, che è rimasto tutto completamente aderente al telaio. Qua sotto poi abbiamo messo tutto il cavo in eccesso lì dietro e poi abbiamo collegato la centralina qua all'esterno, che è veramente fuori, non si vede praticamente nulla. Ora non ci rimane che collegare questo, che è un accendisigari, e qua non abbiamo un accendisigari. Perché non è un accendisigari? Beh, è un po' scomodo avere un accendisigari nel vano motore, però... Ok, dai, allora proporremo di metterlo. Andiamo a aprire l'accendisigari, andremo a spelare i cavi, e poi andremo a mettere un fusibile per sicurezza, e dopo andremo a collegarlo. Negativo, positivo, e dovremmo esserci. Dai, non vedo l'ora di sentirlo, perché sono veramente curioso di provare sta valvola qua che usano in molti e non l'avevo mai presa in considerazione. Dai, ancora 2 secondi di tagli e cuci e poi ci siamo. Abbiamo finito tutto l'impianto ed è uscito davvero molto molto nascosto. Si vede solo questo cavo che scende, lì dietro c'è il morsettino rosso che va dietro e lì c'è la scatola nascosta. Potremmo anche quei cavi lì rossi mascherarli di nero, che dici? Prima o poi. Sì. Li faremo neri dopo quelli lì più avanti, di sicuro, perché si vedono un po'. Però è davvero molto nascosto quindi. Davvero un ottimo lavoro. Ora facciamo la prova sul telecomandino. Ce l'hai già pronto? Sì. Vediamo subito. Così? Aperta. Così è aperta, buono. Chiusa. Chiusa. Perfetto, si sentono i relay che scattano. E siamo a posto, ora non ci resta che... abbassare tutto, andare di fuori, accendere l'auto, farla scaldare un attimino e poi sentiamo il sound, la differenza del sound. Sono stracurioso anch'io. Sì, sì. Un sacco. Prima di fare la prova però verifichiamo il corretto funzionamento. C'è un altro. Buona. Perfetto, funziona perfettamente e qua anche abbastanza lontano da tutto. Buono, ora non ci resta che scaldarla e provarla. A few moments later. Adesso abbiamo rimontato tutto e andiamo subito a sentire il sound. Questo è il sound da originale, ovvero con la valvola chiusa. Non è male come suono. Ora proviamo a gavaz. Vai, prova a accelerare. È davvero molto più rumoroso che con la valvola aperta. Decisamente. Sì. Però non è troppo rumoroso, diciamo. Special feature. Buono, il sound c'è un bel po' di differenza. Molto più cupo, molto più rumoroso. Abbastanza più cupo. Sì, abbastanza, molto più rumoroso. All'interno dell'abitacolo con la valvola aperta è un po' fastidioso. Sì, un po' di vibrazioni ci sono. Esatto. Quindi al massimo si chiude e si è a posto. Il suono dall'esterno sinceramente pensavo di più, però quest'auto ha ancora il catalizzatore. Eh sì, originale. Originale? Sì. Ciao. Sì. Quindi se volete montare una valvola per fare rumore, mi sa che il catalizzatore però è meglio toglierlo. Meglio toglierlo. Sì, esatto, esatto. Buono, se vi è piaciuto questo video lasciate un like qua sotto, commentate cosa ne pensate di queste modifiche con le valvole e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.